Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 2, dal versetto 41 e seguenti, leggiamo: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, e là resta finché non ti avvertirò». Nel prolungamento del Natale, la Chiesa oggi celebra la Santa Famiglia. La nostra attenzione d'amore, senza allontanarsi dal bambino di Betlemme, si allarga ad abbracciare i suoi genitori, Maria, la madre vergine, e Giuseppe, lo sposo di Maria e padre adottivo di Gesù. Padre vero, per l'unità profonda che lo lega a Maria, il figlio di lei diventa veramente figlio suo, che egli ama con genuino amore paterno. Il Vangelo ci presenta una famiglia che fugge dall'ira di un re forsennato, accecato dall'odio e dalla presunzione. I retti di cuore non hanno avuto mai vita facile. I genitori di Gesù, per difenderlo, devono scappare in Egitto, profughi, mai ribellandosi alla volontà di Dio. Il Figlio di Dio, quando si è incarnato, si è circondato di una famiglia. Ha avuto bisogno di una famiglia dove essere nutrito, allevato, educato, protetto, aiutato a crescere in umanità. Questa famiglia l'ha trovata in Maria e Giuseppe. Il Figlio di Dio, abituato al seno del Padre, divenuto uomo, anzi bambino, continua a sperimentare la tenerezza del Padre nell'attenzione amorevole di sua madre Maria e del suo padre adottivo Giuseppe. Essi sono stati per Gesù, potremmo dire, il sacramento, il segno visibile e tangibile dell'amore. Non dovrebbero essere così anche i genitori per i figli? Collaborano con Dio non solo nel generare la vita, ma nell'aiutarla a crescere e nel far toccare ai figli quasi con mano l'amore sconfinato di Dio. Maria e Giuseppe hanno insegnato a Gesù non solo a camminare e a parlare, ma anche a pregare. Gli hanno parlato di Dio, lo hanno educato alla vita religiosa. Così i genitori, se sono credenti, sanno che non esiste un tesoro più grande, un'eredità più favolosa, che quella di trasmettere ai figli, dopo il dono della vita, ciò che è più grande ancora, cioè Dio, educandoli alla fede. Compito di ogni genitore è saper cogliere nella vita dei figli tutti i segnali che rivelano il compito di bene che è stato loro assegnato da Dio. Guidarli, educandoli ad amare le loro caratteristiche della loro personalità e per farli maturare verso un servizio di amore tra i fratelli. È una missione stupenda, impegnativa e indispensabile. C'è tanto da imparare oggi dalla famiglia di Nazareth. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.